Eccoci alla quinta e ultima tappa del cammino che da Taranto ci ha portato a Brindisi sulle tracce dell'antica via Appia. Oltre 80 chilometri dal Mar Ionio al Mar Adriatico, per questo educational tour organizzato dall'associazione Viandando e realizzato grazie al contributo della Regione Puglia, in collaborazione con il Parco Archeologico dell'Appia Antica e con i GAL Magna Grecia, Terre del Primitivo e Terre dei Messapi. Un bellissimo cane dal pelo nero ci accompagna fin dalla partenza di primo mattino da Mesagne. Sempre più evidente la xylella tra il fogliame rigoglioso di questi uliveti secolari. La giornata è grigia e ventosa, ma ci godiamo lo stesso il panorama e il silenzio, interrotto dal rumore di un trattore in lontananza. Alle porte di Brindisi il nostro amico a quattro zampe trova accoglienza e noi continuiamo il cammino. Nella periferia di Brindisi perdiamo e ritroviamo la via Appia. Entriamo nel centro storico. Sentiamo l'odore del mare, ma non riusciamo subito a trovare la strada. Finalmente arriviamo sul lungomare e da lì vediamo dal basso le due colonne. Siamo arrivati, è finito il nostro cammino, è il momento della foto di gruppo. Con Giacomo Carito entriamo nello spirito del luogo. Nel Museo Ribezzo si può dire sia compendiata la storia non solo della città di Brindisi, ma dell'intero territorio che alla città si riferisce. E ne documenta in maniera eloquente, direi anche completa, le varie vicende di popolamento, dal paleolitico in sostanza con i primi insediamenti sulla costa, di comunità di cacciatori e raccoglitori a Torre Testa in particolare, poi gli altri dell'età del neolitico, dell'età del bronzo, fino ad arrivare all'età messapica e infine all'età romana. Con la conquista romana Brindisi diventa la porta d'accesso verso Oriente e in questo suo ruolo in qualche modo si sintetizza anche la storia della Regione Puglia, cioè la Regione Puglia è stata un tempo il luogo attraverso il quale l'Occidente si è riversato in Oriente, ma anche la porta d'ingresso dell'Oriente verso Occidente, quindi è un simbolo ambivalente. Le colonne del porto sono state considerate terminali della via Appia quando l'Occidente terminava a Brindisi, ma in realtà noi sappiamo che il grande tracciato viario oltre l'Adriatico riprendeva da Durazzo e Valona per andare poi verso Salonicco, Tessaloniki, e poi ancora verso Costantinopoli. Quindi Brindisi, Durazzo e Valona sono gli snodi di questo grande itinerario, ma quando i due mondi, Oriente e Occidente, non si incontrano, le colonne diventano terminali, non più custodi del porto, qual era il loro significato originario, ma terminali, cioè la chiusura dell'Occidente verso una cultura diversa. I materiali che sono nel museo riflettono questo. Abbiamo epigrafi ebraiche, greche, che riflettono proprio la funzione di incontro della città. Nel museo vi è anche la testimonianza dell'operosità e del ruolo che le donne hanno avuto nei secoli nella nostra città. In particolare vi è il riferimento a una giovane poetessa, Clodia Antianilla, la cui morte destinò profonda commozione nella Brindisi romana, tanto che fu deciso di erigere in suo onore una statua con un epigrafe proprio nel luogo più eminente della città, cioè nel foro. Interessante il ponte tra passato e futuro proposto dalla History Digital Library. La storia della scrittura dalla stele di Rosetta agli amanuensi. Ha una cornice superiore ed una strata inferiore di rete. Si raccoglie la pasta di vino, noi usiamo la pasta di carta, in origine la carta veniva fatta con la poltiglia della canapa e del lino. Nel Medioevo era molto usato il lino e il cotone per gli indumenti intimi, c'era una grande quantità di materia prima. Il foglio è quello, il foglio di peltro assorbe l'acqua in eccesso e poi vengono appesi, come vedete, dietro da asciugare.
dai caratteri a stampa mobili di Gutenberg, che ha rivoluzionato la diffusione della cultura, fino alle tecniche di rilegatura. La scala dei libri segue l'ordine cronologico, ma anche una scelta che si basa sulla fantasia e la capacità di inventare, di precorrere i tempi dei vari autori. Parte dall'epopea di Gilgamesh, che è il più antico libro, la più antica saga scritta, scolpita interamente sulla pietra, e passa attraverso libri classici e arriva a Michael Ende, alla storia infinita, perché l'idea del bambino che entra nella storia del libro era in sintonia con l'History Digital Library. La bellissima scala dei libri porta alla cultura del presente e del futuro. History Digital Library è una biblioteca di comunità. È sorta 2 anni fa, quindi ancora tutta in costruzione, in evoluzione, grazie ad un finanziamento della Regione Puglia. L'intento della History è quello di coniugare la cultura in senso tradizionale, la cultura libresca e non solo, con le nuove tecnologie, in modo da permettere alle nuove generazioni, che sono molto più avvezze alle nuove tecnologie e al mondo digitale, di poter comunque fruire in modo adeguato del loro patrimonio storico.